Ehi, tu all'ascolto! Oggi siamo qui in centro a Bergamo, dove migliaia di ragazzi sono scesi in piazza per partecipare al Friday for Future. Ma secondo te, questi scioperi veramente possono salvare il mondo? I social sono stati intasati da post che mostrano il poco o nullo interesse dei giovani e la loro incoerenza. Migliaia di studenti, dopo aver partecipato agli scioperi, hanno usato la città come cestino indifferenziato. Dunque Greta Thunberg sta portando davvero un cambiamento? Gli studenti prendono parte agli scioperi solo per saltare scuola? Non bastano le parole, bisogna agire concretamente. Quelli che saltano la scuola per fare sciopero, direi che il loro sciopero, se fosse fatto di domenica, avrebbe più impatto sugli adulti, secondo me. Non dovremmo nemmeno fare degli scioperi per combattere per dei nostri diritti, dovrebbe essere una cosa naturale, normale. Nonostante le note negative, questi cortei hanno dato la possibilità di dar spazio alla creatività dei giovani, che sono scesi in piazza con diversi slogan davvero geniali. Le chiedo di scrivere uno slogan che utilizzerebbe se dovesse partecipare a uno di questi scioperi. Per il mondo di domani. Che se non agiamo oggi per il mondo di domani, domani non ci sarà più un mondo. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Ogni persona deve avere una propria opinione su ogni cosa, o perlomeno sulle cose che ritiene importante. Se non rispettiamo l'ambiente, è poi l'ambiente che in modo o in un altro si ritorce contro di noi. La strada è ancora lunga per arrivare a un cambiamento, ma nel frattempo, qual è il tuo slogan da sciopero? Su, un po' di fantasia, mostracelo!